Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei parlarvi di concorsi pubblici, ossia vorrei condividere con voi la mia esperienza personale in materia e vorrei raccontarvi un pochino come si svolge un concorso pubblico, quindi proprio nella pratica che cosa succede quando voi arrivate lì e fate un concorso pubblico e condividere anche quelle che sono le mie impressioni, quindi ovviamente io vi parlo di una mia esperienza personale. Intanto vi segnalo un sito che vedete scritto qua sotto ed è un sito al quale voi potete accedere tranquillamente e vedere quali sono tutti i concorsi pubblici che sono disponibili in Italia. Quindi c'è tutta Italia, copre tutto lo Stato e sono suddivisi per regione. Voi potete andare a vedere in questo sito quali sono i concorsi presenti e eventualmente quali sono le procedure di selezione, le modalità di iscrizione al concorso e poi ovviamente ogni concorso vi rimanda poi al sito dell'ente che comunque assume, quindi tutte le informazioni dettagliate e è molto comodo perché sono radunati tutti insieme, quindi anziché andarvi a cercare le singole strutture, i singoli dipartimenti, le singole aziende, insomma, fare un lavoro che è come cercare un ago in un pagliaio, lì li avete tutti radunati, quindi è veramente comodo. Inoltre, in questo sito è presente anche un forum di persone che hanno partecipato a concorsi pubblici, che raccontano la loro esperienza, ci sono all'interno un sacco di consigli utili per chi sta preparando un concorso pubblico, quindi insomma, se questa strada vi interessa, vi consiglio di andare a vedere questo sito. Chiusa parentesi e veniamo alla mia esperienza. Io nella mia vita ho fatto due concorsi pubblici, tutti e due per lo stesso ente che era l'università. Per tutti e due i concorsi a cui ho partecipato, la figura, diciamo, ricercata era quella di impiegata amministrativa all'interno dell'università ed erano posti a tempo indeterminato. Quindi, ovviamente, come voi potrete immaginare, trattandosi di un posto pubblico a tempo indeterminato, si è presentato il mondo. C'era il mondo, entrambe le volte. La prima volta ero molto giovane, avevo forse 22 anni, 23, insomma, comunque ero veramente molto giovane e ho fatto questo concorso, diciamo senza neanche capire bene quello che stavo facendo, perché a quell'età io non ero molto pratica di ambiente lavorativo, lavoravo comunque ma facevo dei lavoretti, insomma così, niente di particolare. E quando sono arrivata a fare questo concorso mi sono accorta che ne sapevo veramente poco di mondo del lavoro. Quindi mi sono un po' ritrovata spaesata perché non sapevo bene quello che dovevo fare, non sapevo quello che sarebbe successo e quindi poi oggi invece ero più preparata perché sapevo già quello che mi aspettava e quindi ho pensato di fare questo video proprio per aiutare tutti quelli che devono fare un concorso, comunque lo vorrebbero fare, ma non sanno assolutamente cosa aspettarsi nel momento in cui arriveranno lì. Quindi questa mattina io sono arrivata con le idee molto più chiare. Innanzitutto vi dico subito che ogni concorso pubblico ha le sue caratteristiche, quindi ovviamente quello che voi dovete fare sempre è leggervi bene, ma proprio bene, 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 ma più bene ancora, il bando di concorso, perché sul bando di concorso voi trovate tutte le informazioni che vi servono e tutte le informazioni dettagliate riguardo alle procedure di selezione, alle caratteristiche che voi dovete avere per partecipare al concorso e vi danno anche delle indicazioni circa il programma d'esame, quindi il programma che sarà contenuto all'interno delle prove che saranno oggetto del concorso. Quindi mi raccomando, leggete sempre bene e più di una volta il bando di concorso, in modo da non avere poi sorprese nel momento in cui arriverete lì. Innanzitutto viene indicato un orario e una sede, ovviamente. Io vi consiglio di arrivare sempre 10 minuti prima, perché comunque dovete avere anche un attimo il tempo di trovare l'aula, perché di solito si svolge comunque all'interno di un'aula. Se non conoscete magari bene quella sede, potete
potrebbe essere difficoltoso perché di solito sono svolti all'interno di università o comunque di ambienti che possano contenere un gran numero di persone, quindi spesso entrate e vi rendete conto che sono dei labirinti, quindi non sapete bene dove andare. Quindi arrivate magari un pochino prima. La cosa importante, che non vi deve mai sfuggire è che sul bando di concorso è indicata la data nella quale verranno pubblicati su un sito che comunque vi verrà sempre indicato nel bando, verranno comunicate le date del concorso, quindi le date delle prove. Quindi, di solito c'è un preavviso di almeno 15 giorni, però solitamente indicano proprio una data nella quale voi potete andare a vedere su un sito appunto indicato, come dicevo prima, quale sarà la data del concorso. E voi dovete sempre tenere d'occhio comunque questo sito perché ci possono essere degli spostamenti di data, ci possono essere delle comunicazioni aggiuntive, viene comunicato chi sarà la commissione, quali saranno i criteri di selezione, quindi è molto molto importante questo dato. Nel mio caso, era indicato nel bando di concorso che la data sarebbe stata comunicata ad aprile. Poi nel momento in cui sono andata a vedere quale sarebbe stata la data, mi sono ritrovata invece davanti un messaggio che diceva che la data sarebbe stata comunicata a maggio. Poi a maggio io sono andata a vedere sempre su questo sito e c'era un altro avviso che diceva che la data sarebbe stata comunicata a giugno. Quindi io fino a giugno non ho potuto sapere quale sarebbe stata la data del concorso. E c'era indicato l'orario. Ore 9:30 del mattino. Io sono arrivata lì più o meno alle 9:20 e sapevo che avrei dovuto avere tanta pazienza perché sono arrivata e mi sono ritrovata il mondo, ma questa era una cosa che io mi aspettavo. La prima cosa che dovete fare nel momento in cui arrivate lì è individuare chi sono le persone addette alla procedura di selezione, perché solitamente dovrete compilare un modulo con scritto quale, cioè dovete scrivere su questo modulo quale sarà il documento d'identità che voi presenterete nel momento della prova, quindi carta d'identità, patente, passaporto, quello che volete, però voi lo dovete scrivere su questo modulo, quindi vi verrà consegnato un modulo da compilare. Quindi appena arrivate cercate di individuare chi è che distribuisce questi moduli e andatevi a compilare il modulo in modo che poi quando verrete chiamati, siete già pronti, avete già tutto il materiale che vi serve. Portatevi sempre un documento d'identità valido, quindi fate attenzione che non sia scaduto e mettetevi lì con tanta tanta pazienza. Di solito si svolge in due modi: o vi mettete in coda proprio all'antica, in coda uno dietro l'altro e aspettate che arrivi il vostro turno per consegnare appunto questo modulo, la carta d'identità, eccetera, e aspettate che tutta la procedura si svolga, oppure verrete chiamati per nome, quindi faranno una specie di appello, diciamo così. Questa mattina io purtroppo mi sono resa conto che hanno attivato la prima modalità, quindi mi sono dovuta mettere in coda e pazientemente ho dovuto aspettare di arrivare finalmente davanti a questo tavolo e poter presentare il mio documento e dopodiché poi entrare nell'aula. Un'altra cosa a cui dovete fare attenzione, siccome le persone che si presentano al concorso sono tantissime, di solito fanno dei gruppi suddivisi per cognome, quindi dalla A alla lettera, che ne so, M in un'aula, dalla M alla P in un'altra aula, dalla P alla Z in un'altra aula ancora. Quindi a seconda dell'iniziale del vostro cognome voi dovete individuare qual è il vostro gruppo, altrimenti rischiate di fare una coda per niente e poi doverla rifare dall'altra parte. Quindi queste cose, insomma, attenzione. Nel momento in cui arrivate al banco, vi chiederanno il modulo compilato e la carta d'identità, dopodiché vi faranno accomodare in un'aula. Quello che succede all'interno dell'aula è molto molto simile a quello che succede quando si va a fare un esame universitario, quindi le differenze sono proprio poche. Ma per coloro che non avessero mai frequentato l'università, vi dico che cosa succede. Allora, vi fanno sedere una fila sì e una fila no. Questo vuol dire che voi dovete essere seduti
voi vi sedete, vicino a voi ci deve essere una sedia vuota e poi ci sarà un'altra persona, una sedia vuota, una persona e poi tutti in fila uno dietro l'altro, messi in questo modo. Questo perché? Perché le prove che verranno consegnate saranno diverse per fila, quindi voi avrete la fila, diciamo, non so, la fila A con un compito in un certo modo, la fila B avrà un compito diverso ancora, e quindi questo ad alternarsi. Ovviamente non si possono tenere vicino borse, cellulari, quaderni, appunti, eccetera, quindi vi fanno mettere tutto a lato dell'aula o comunque ve lo fanno togliere da lì in modo che non lo abbiate davanti. Dopodiché aspettano che l'aula sia piena, quindi che tutte le persone destinate a quell'aula abbiano finito la procedura, diciamo, di riconoscimento, di consegna del documento. Dopodiché vi consegneranno una busta grande, formato A4, e una busta più piccola. Nella busta più piccola c'è un foglio che voi dovete compilare con nome, cognome, data di nascita e data del concorso. Questo foglietto va inserito nella busta piccola. La busta piccola va poi inserita nella busta grande. Questo perché quando correggeranno i compiti, li correggeranno in forma anonima. Quindi loro prima correggono il compito, non hanno la minima idea di chi abbia svolto quel compito. Quando lo hanno corretto, soltanto dopo apriranno la busta piccola per vedere a chi corrisponde quel compito. Questo ovviamente lo fanno per evitare che ci siano poi, diciamo, dei ricorsi legati al fatto che magari ci sono state delle preferenze perché quella persona la conoscevi, perché avevate studiato insieme, che ne so. Quindi lo fanno per questo. Inoltre, dovete usare una penna nera o una penna blu, quindi niente penne verdi, rosse, gialle, rosa, cioè penna nera o blu. Non dovete fare nessun segno, ma nessuno, neanche un segnetto per vedere se scrive la penna, sui fogli, perché può essere considerato un segno di riconoscimento. Quindi se la penna non scrive, mi raccomando, non mettetevi a scarabocchiare sulla busta, sul foglio d'esame o comunque da qualsiasi altra parte, perché la pena è l'annullamento alla procedura di concorso, quindi molta molta attenzione a queste cose. Quando finalmente l'aula è piena, tutti sono sistemati, viene sorteggiata la prova che dovrà essere svolta, quindi diciamo, tra i partecipanti viene chiamato un testimone che assista al sorteggio, in modo che possa dichiarare che tutto è stato svolto correttamente. E dopo che la prova è stata estratta, finalmente vengono distribuite le varie prove, quindi fila A e fila B diverse, e viene anche, diciamo, data comunicazione di quanto tempo ci sarà a disposizione per svolgere quella prova e quale sarà la procedura di selezione a livello proprio di punteggio. Quindi nel caso di questa mattina hanno detto che per ogni risposta giusta c'era un punto. Ogni risposta sbagliata c'era una sottrazione di, mi sembra, 0,50, mi sembra di ricordare, per ogni risposta invece lasciata bianca un meno 30. Quindi questa era la procedura di correzione. Questo lo dovete sempre avere bene a mente perché nel momento in cui voi rispondete, se non siete sicuri della risposta che state dando, tenete presente che sia che la lasciate bianca che invece la risposta sia sbagliata, vi verranno sottratti dei punti a quelli che già avete raggiunto. Quindi attenzione, insomma, quando rispondete tenete presente questo criterio. Dopodiché danno il via, nel mio caso questa mattina il tempo a disposizione era di 45 minuti, quindi dopodiché danno il via e finalmente si parte e si fa la prova. Quando la prova è stata completata, si hanno due possibilità: o si inserisce la prova all'interno della busta e si aspetta pazientemente che la commissione, al termine, di tutta la prova, dia istruzioni per uscire, oppure ci si alza, si va dalla commissione, si consegna l'elaborato e si esce dall'aula. Io ho scelto questa prima modalità perché sono arrivata lì questa mattina alle 9:20, sono riuscita ad iniziare la prova solo alle 11, ero già veramente stanca, quindi volevo andarmene, non volevo aspettare. Io ho finito prima dei 45 minuti e quindi ho deciso di consegnare e di andarmene.
E questo è quello che succede quando si fa un concorso pubblico. Ovviamente durante l'esame non si può parlare, cioè quindi non potete chiedere consiglio a quello vicino, non potete dire niente, non potete chiedere niente alla commissione, tutte le domande vanno fatte prima, non si può uscire dall'aula. Solitamente proprio per questo motivo, prima dell'inizio dell'esame è possibile magari andare in bagno se qualcuno vuole andare in bagno, quindi insomma tenete presente queste cose. E insomma, questa è stata l'esperienza che io ho avuto questa mattina. Devo dire che c'è molta formalità, sono stati molto seri, sono stati molto bravi perché tutto sommato, considerando il mare di gente che c'era, sono anche riusciti a velocizzare un pochino. L'unica cosa che io la devo dire questa ragazzi, perché siamo nell'era digitale e la procedura era svolta tutta rigorosamente a mano e non mi riferisco tanto all'esame in sé, ma proprio alla procedura necessaria al riconoscimento della persona, quindi quando veniva dato il documento d'identità, loro avevano un foglio davanti che compilavano a mano, quindi per ogni persona veniva scritto su questo foglio il documento presentato, il numero della carta d'identità, pur avendo già il modulo che noi avevamo compilato. Quindi questo ovviamente ha rallentato tantissimo, perché per scrivere a mano, per veloce che sia la persona, comunque ci vuole un po' di tempo. Calcolate che eravamo tantissime persone, comunque insomma, è stato molto lungo. E io dico, siamo nell'era digitale, ma perché non si usa il computer in modo che queste procedure siano un po' velocizzate? Era scritto tutto, tutto a mano. Quindi io, mentre ero lì, siccome mi annoiavo, stavo fantasticando e pensavo al tipo che con la piuma d'oca scriveva a mano, cioè mi immaginavo proprio questa cosa qui. E insomma, credo che oggi si possa velocizzare una procedura del genere utilizzando il computer, ma questa insomma è una piccola parentesi, una mia riflessione, una mia opinione, ovviamente. Altra cosa importante che volevo dirvi è: quando voi preparate un concorso per studiare, concentratevi molto e soltanto sui contenuti indicati nel bando di concorso, quindi non andate a perdervi in altri approfondimenti, perché poi la procedura si attiene rigorosamente al programma che è stato segnalato nel bando. Quindi non perdete troppo tempo, diciamo, a andare a vedere cose in più perché non sono necessarie. Concentratevi su quello e studiate quello. Poi ovviamente io qui non entro nel merito del metodo di studio, perché ognuno ha il suo metodo di studio. Però insomma, fate attenzione a queste cose. Un'altra cosa che io vi consiglio di fare è di non stare a sentire troppo i discorsi che si fanno, che gli altri fanno nel momento in cui siete lì in attesa, perché vi assicuro che si sente di tutto. C'è chi dice che quella posizione lì è già assegnata e quindi è inutile stare lì, c'è chi dice che tanto ho sentito dire che in quel posto di lavoro fanno questo, questo e quest'altro, ho sentito dire che si viene crocifissi in sala mensa come fantozzi. Cioè, non ascoltate queste cose perché comunque sono tutte voci di corridoio, molto spesso infondate, e l'unico effetto che otterrete è di avere ancora più ansia. Quindi vi sconsiglio di stare ad ascoltare queste cose. Voi concentratevi sul vostro esame, sulla vostra prova. Voi sapete che avete fatto magari il possibile, o anche se non l'avete fatto, comunque sapete che siete arrivati lì perché volevate provarci e state tranquilli. Quindi insomma io mi sento di consigliarvi questo. Io ho perso la cognizione del tempo, quindi non so quanto è durato questo video. Quello che spero di esservi stata un pochino utile, di avervi insomma dato un po' l'idea di quello che è un concorso pubblico e di che cosa succede quando si svolge. L'ultima cosa che vi dico è che i risultati verranno pubblicati fra 2 mesi, quindi comunque mettetevi tranquilli e in pace, che prima di sapere i risultati passa un sacco di tempo. E insomma, se per caso non ho detto qualcosa che vi interessa, potete scrivermelo nei commenti, potete chiedermi quello che volete, io se lo so e se sono in grado cercherò di rispondervi. Mi fermo, vi do appuntamento al prossimo video e vi auguro una splendida giornata.